Benvenuti nella serie di Dragon Ball Z Kakarot con il secondo episodio. Il primo episodio è già uscito, lo trovate qui sul mio canale, ve lo lascerò nelle schede e in descrizione. Mi raccomando, recuperatelo perché è incredibile. Ma direi di procedere perché abbiamo una missione fondamentale e importantissima per iniziare quella che è l'intera saga dei Saiyan. Dobbiamo andare dal maestro Muten insieme a Gohan. Si va, si vola. Un po' maniaco. Ragazzi, mi raccomando, lasciate ora un like, eh? Fatevi sentire. Che spettacolo, ragazzi. Mi raccomando, come dicevo, lasciate adesso un mi piace per supportare questa serie e farmi comprendere che la volete seguire. E soprattutto iscrivetevi ora al mio canale. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i prossimi episodi. È una cosa importantissima. Poi farò tante altre guide sul gioco oltre la storia, eh? Ed eccoci arrivati. Intorno a noi c'è ancora tanto altro da esplorare, eh? Però è chiaro, lo vedremo poi con calma. Wow. Goku! Ciao! E chi è questo piccoletto? Lui è mio figlio. Cosa? Cioè, ragazzi, loro non ne sapevano nulla. Tuo figlio? Già, strano, eh? Piacere di conoscervi. Piacere mio. Si chiama Gohan. Gohan, quindi gli hai dato il nome di tuo nonno, eh? Già, gli sta bene, non trovate? Che spettacolo. Oh, e posso parlare con tutti? È passato molto tempo dall'ultima volta che hai visto Krillin. Vai a parlare con lui. Ci vado subito, ma prima voglio esplorare la casa. Forse c'è in realtà ben poco da esplorare, però vedo un collezionabile, vedo qualcosina qui. Che cos'è? Raccogli? Testo sacro di arti marziali. Questo sicuramente ci sarà utile. Possiamo andare sopra? Purtroppo no, peccato. Però già che è possibile visitare gli interni, già è interessante come cosa. Parliamo un attimino con tutti. Così questa è la Kame House. Qui si trova ogni genere di persona, sono un po' nervoso. Kiki ha cresciuto un bambino davvero educato. Puoi dirlo forte, zia. Ancora non riesco a capacitarmi del fatto che tu abbia un figlio, Goku. È davvero il ritratto di suo padre. A parte il fatto che vuole diventare uno studioso. Quello non riprende tanto il padre. Oh, e sapevo che c'era qualcosa qui. Un regalo dal maestro Muten. Goku e Bulma aiutano una tartaruga marina smarrita a tornare verso il mare. Quindi, ragazzi, sono proprio le immagini della serie anime di Dragon Ball. Che spettacolo! In segno di gratitudine, la tartaruga presenta loro il maestro Muten, il celebre eremita della tartaruga. Il maestro Muten le ricompensa donando a Goku la nuvola d'oro e a Bulma la sfera del drago che porta legata al collo. Bellissimo! Per un amante della storia di Dragon Ball è incredibile. E parliamo con Krillin, dai! Ti stai allenando ultimamente, Goku? Non tanto quanto vorrei. Kiki si arrabbia molto spesso se passo troppo tempo ad allenarmi. Capisco, anch'io ho un po' battuto la fiacca. Dopo la sconfitta di Piccolo, sembra che la pace sia tornata. Ehi, voi due, che state confabulando? Niente. Giurerei di avervi sentito dire che entrambi avete trascurato gli allenamenti. Che udito infallibile, maestro! Dovete ricordarvi che l'allenamento è un'attività da fare tutti i giorni, non solo quando avete tempo. Dovete muovervi, imparare, giocare, mangiare e riposare ogni singolo giorno. Questo è il metodo della scuola della tartaruga. Non a tutti i torti. Per evitare che dimentichiate ancora di allenarvi, ho preparato una piccola sfida per voi. Manuale d'addestramento della scuola della tartaruga. Ecco, questo è interessante, poi andremo a vedere che cos'è. Tornate da me quando avrete finito. Sì, signore maestro Muten. Ora posso tornare al mio passatempo preferito. E noi sappiamo qual è, ma teniamocelo per noi. Ed ecco, finalmente il maestro Muten. Quindi, nella bacheca potrebbe essere molto utile inserirlo. Magari ce lo fa fare direttamente già adesso in maniera automatica. Esatto. Comunità degli adulti. Abilità che ti aiutano a guadagnare più zeni. Concentrati su questa comunità se vuoi riempirti le tasche.
Quindi ragazzi, come vedete, ci sono per ora 3 comunità sbloccate e poi mano a mano ce ne saranno altre. Uff, che faticaccia! Storie secondarie. Raggiungi una colonna blu sul campo o parla con i personaggi che hanno un'icona blu. In pratica, ragazzi, possiamo ottenere oggetti, emblemi, esperienza, ma sono missioni secondarie che vedremo, credo, sì, qui durante la serie, ma daremo sempre priorità, ovviamente, alla storia principale. Vediamo un po', parla ancora con Krillin. Krillin, ragazzi, è proprio qua. Vediamo solo la tartaruga cos'è che vuole. Che ti succede? Sembri distrutto. Qualcosa non va, stai nascondendo qualcosa. Ecco, mi ha di nuovo nascosto il libro. È la voce del maestro Muten, non so di cosa stia parlando. Cerchiamo di capire che sta succedendo. Hai visto quell'animale insolente? Parli di tarta marina? È appena scappato via. La chiami ancora così? Sai che non è il suo nome, vero? Ma questo non è importante. Che mi dici del mio libro? Quella peste l'ha nascosto da qualche parte. Che tipo di libro è? Davvero così speciale? Certo che sia il mio tesoro più prezioso. Senza quello io... ragazzi, credo di avere un'idea di cosa sia questo libro. Sono dei giornaletti, non poi così... lasciamo stare, va che è meglio. Tesoro del maestro Muten. Quindi ho avviato la missione, la faremo proprio ragazzi in velocità, perché poi dobbiamo procedere con la storia. La farò durare nemmeno un minuto. Ti darò una mano a cercarlo, ok? Allora, devo parlare con le persone per scoprire che fine abbia fatto questo calendario o giornaletto che sia, Sai dove posso trovare Tartamarina? L'ho visto dirigersi dietro la casa. Ok. Quindi, eccola qua. Credo ce l'abbia lei, O lui, visto che è maschio. Dove è nascosto il libro? Ci conosciamo da anni, ma non posso dirti dov'è quel libro. Non fa altro che leggerlo, devi imparare a controllarsi. È meglio che rimanga sepolto per un po'. Quindi l'ha sotterrato. Ok, e l'isola, questa è piccolina. Ed eccolo qua. Vabbè ragazzi, missione veramente facile facile, questa. Proprio banalissima per imparare a capire che cos'è una missione secondaria. Lo abbiamo trovato e quindi... è il catalogo di costumi. Cioè quindi libri importantissimi. Quindi come avete visto non ci abbiamo messo veramente nulla. È stato importante fare questa missione secondaria perché ecco, storia completata e poi abbiamo ottenuto esperienza, medaglie, rivista per adulti per noi, pesce energetico ed erbe. Tutte cose interessanti, meglio averle che non averle. Per cui ottimo così. E ora abbiamo sbloccato pure il trofeo e parliamo finalmente con il carissimo Krillin. Oh yeah! Vediamo un po' che ci dice. A proposito di quello che ha detto il maestro Muten, anche tu pensi che l'allenamento sia importante, vero? Non voglio perdere tutta la forza che ho accumulato, quindi sto pensando di ricominciare a fare sul serio. Quindi stai dicendo che vorresti combattere con me? Un'altra volta magari. Per adesso mi concentrerò sull'allenamento mentale simulato. Allenamento mentale simulato? Ah, intendi quello che si fa meditando. Provaci, quando hai del tempo. Hai ricevuto una medaglia di da Krillin. Che cos'è questa? Diciamo che è un ricordo del nostro allenamento. Va bene. La cosa migliore dell'allenamento mentale simulato è che puoi farlo ovunque, persino su questa spiaggia. Ci proverò. Quindi ragazzi, Radish non sta ancora arrivando. Abbiamo sbloccato il campo d'allenamento e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Quindi vedete, il gioco ti permette di fare varie cose. Non è che si procede subito con la storia e c'è Radish, poi Vegeta e Nappa. No, ci sono varie fasi. Per imparare ad allenarsi. Ah, e ci permette di apprendere la raffica energetica. Ottimo, si imparano nuove mosse. E quindi è il fantasma. Cioè, non è il fantasma, come dire. Fantasma come termine generico. Però è una figura che si crea in mente Goku per combattere. Però ragazzi è debolissimo, Come vedete riesco a colpirlo alla perfezione. Lui ci ha pure allontanati un po'. Però tocca a me. Vado io di Kamehameha. Mi faccio veramente male, Proviamo ad avvicinarci un po'. Provo così, colpo al corpo. Perfetto, andiamo anche così. Lo stiamo distruggendo in pratica. Piccole sfere di energia. Ma ha colpito? Allora, possiamo pararci. Possiamo pararci con L2. Proviamoci. Colpiscimi Krillin se hai il coraggio. Posso anche schivarla, vabbè. Ma l'avevo fatto fino ad ora, Per ora ci siamo parati e abbiamo subito molto bene il colpo. Per cui, ottimo. Lui continua a pararsi, però credo che ad un certo punto non ce la farà più. Ottimo. Mi ha spedito via. Volevo fargli la Kamehameha. Non ci credo, l'ha fatta lui. Colpito e distrutto. Ci sta. Nuovo potere. Abbiamo sbloccato la raffica.
Sì, è preso raffica energetica e credo possiamo metterla o selezionarla dal menu. Credo che parlerò ancora un po' con gli altri. Parla con Krillin, ma prima di farlo, ragazzi, voglio vedere un attimino i personaggi, il nostro Goku, e da lì suppongo che possiamo andare un attimino a vedere gli attacchi speciali. Esatto, come vedete, posso mettere sia l'attacco meteorico, ma anche la raffica energetica che consuma 23 di aura. Va bene. Secondo me ci può stare, proviamo in questo modo, poi mano a mano capiremo quali sono le mosse per noi più utili e soprattutto quelle che si adattano di più al nostro stile di gioco. Parliamo con Krillin. Ti assomiglia molto, ma è anche forte come te? Credo che abbia una grande forza, ma se parlo di allenamenti, Kiki si arrabbia. Proseguiamo con la storia e quindi arriverà Radish di sicuro. Prepariamoci, eh? No, Nandoro no. Eccolo, arriva. No, hanno inserito anche lui, non ci voglio credere. Faranno vedere tutta la scena di Radish appena arrivato sulla Terra, ma è incredibile. Bellissima come cosa, stupenda. Quindi, come vedete, il gioco è veramente, ma veramente fedele alla storia originale di Dragon Ball. Stupendo. Poi, ragazzi, la grafica, ma proprio tutto il comparto tecnico è fedelissimo a quello che è uno stile anime. やはりこの星のやつらは生きていたか。カカロットのやつめ。 Bellissimo, ragazzi. Nanto iu moroi minzoku da. 大きなパワーを持ったやつがいる。距離 4880。カカロットか。 Qua farà vedere piccolo, lo sapevo. Wow. なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。 Ma la musica? Ma ora controlliamo Piccolo, ma veramente? No, ma sta scherzando. Ragazzi, ma quindi fa vedere proprio tutto l'anime, cioè. Ricerca aura. Tenendo premuto L1 sul campo, in volo puoi percepire l'aura di animali. Stupendo. Questo serve anche per cacciare, quindi in pratica. Dirigiti verso l'aura misteriosa e scopri a chi appartiene. Seguiamo proprio le indicazioni, eh. 手強そうな奴がいるな。孫悟空とも違う。 Chi è quello laggiù? Che scoperta meravigliosa. Non credo ci interessi. Il nostro obiettivo. Oh! Ma che è questo? Ma così? È il Red Ribbon, ragazzi. Cioè, così dal nulla. Che attacchi ha? Colpo lampeggiante, ottimo. Non mi ha beccato. Però ragazzi, non mi aspettavo di essere attaccato così all'improvviso, quindi ci sono vari nemici anche nelle vicinanze e quando li distruggiamo ci dà delle sfere, quindi ottimo. Se non è Goku, allora chi diavolo è? Ben detto, mio caro piccolo. Scendi, scendi, pigliamoci pure un attimino le sfere e vediamo che succede qua. È un grande potere, piccolo. Ok. Non è Kakarot. Chi diavolo sei? Non ho tempo da perdere con te. Ma quello non è un namecciano? Cosa ci fa su questo pianeta? Allora perché sei qui? Vuoi forse morire? Sei coraggioso, mi piace. L'indice della forza è 322, non me l'aspettavo. Ma non sei certo un degno avversario. Come osi sottovalutarmi? E quindi parte lo scontro, ma veramente, fra? Ma non. Non me l'aspettavo. Colpito, ottimo. Ma cosa sono questi inseguimenti continui che fa Piccolo? Goku mi pare non li facesse.
raffiche energetiche. Durante questo attacco speciale puoi mirare l'avversario. Ok, non l'avevo capito questo. L'abbiamo colpito, ma forse di striscio. Quindi non male. Oh, parata, parata. Ok, posso anche fare un'esplosione di aura così lo allontaniamo, eh. Ottimo, l'ho appena fatta. Poi è chiaro, ragazzi, bisognerà imparare ancora meglio i comandi. Siamo pur sempre nelle fasi iniziali. Però, mano a mano, incominciamo a capire come funziona. Qui ho un'onda esplosiva. Bellissima questa. Aia. L'ho colpito, l'ho colpito. Fine. Ma non l'abbiamo distrutto, ragazzi. C'aveva ancora vita. Aumentiamo di livello. Perfetto. Tutto qui? Cosa? Cosa? È già il mio turno? Ti farò vedere cos'è la vera forza. Rilevo un altro grande potere. Stavolta è sicuramente Kakarot. Oh mamma mia, ragazzi. Impossibile. Quindi Piccolo non è riuscito a fare nulla contro di lui. E mi piace tanto il fatto che abbiano fatto vedere anche questo mini scontro tra Piccolo e Radish. Bello bello. Dove sta andando? Sta andando dal caro Kakarot. Arriva! Sei cresciuto, Kakarot. Ma ti ho riconosciuto. Somigli molto a nostro padre. Cosa? Kakarot, devi darmi una spiegazione. La tua missione non era annientare gli esseri umani? Cosa hai fatto finora? Tu chi sei? E chi è questo Kakarot di cui parli? Mi prendi in giro? Non ti ricordi più niente? Allora lascia che ti rinfreschi la memoria. Tu non sei uno sporco terrestre. Tu sei nato sul pianeta Vegeta. Fai parte di una fiera e valorosa stirpe di guerrieri, i Saiyan. E io sono tuo fratello maggiore, Radish. Non può essere vero. Stai mentendo. Molti anni fa sei stato mandato qui per ripulire questo patetico pianeta. Noi Saiyan cerchiamo pianeti abitabili in lungo e largo per l'universo e ne annientiamo gli abitanti, per poi rivenderli al miglior offerente. Ragazzi, queste sono le parole precise, tra l'altro, che ricordo alla perfezione, Cambia qualcosina, è ovvio. I neonati deboli come te vengono mandati su pianeti di basso livello come questo, e fortunatamente anche questo pianeta ha una luna. Se quello che dice è vero, allora questi Saiyan sono proprio terribili. Ah! La luna? Che c'entra con questa faccenda? Non fare il finto tonto. Noi Saiyan mostriamo il meglio di noi stessi quando la luna è piena. Dovresti saperlo. Cosa? Non so di cosa stai parlando. Sai una cosa? Krillin ha ragione. Siete terribili. Io sono Son Goku e sono cresciuto qui sulla Terra. Vattene via immediatamente. Purtroppo non andrà così. Il pianeta Vegeta è stato distrutto da un meteorite. La maggior parte dei Saiyan è scomparsa. Ora esistono solo 4 Saiyan, compreso te. Tempo fa abbiamo trovato un pianeta che potremmo rivendere ad altissimo prezzo. Stavamo pensando di attaccarlo, ma in 3 sarebbe stata dura. Poi mi sei tornato in mente tu, Kakarot. Se ti unisci a noi, lo conquisteremo in un attimo. Svegliati, Kakarot. So che ti piacerà. Il Saiyan che è in te non freme già dall'eccitazione? Smettila. Non sperare che ti dia una mano per una cosa del genere. Bene, come vuoi. Quel moccioso con la coda dietro di te è tuo figlio, giusto? Credo che allora prenderò lui. Eh? Indietro, non avvicinarti di più, ti stendo. Davvero? Avanti, provaci, se ci riesci. E parte uno scontro? Non porterai via Gohan. E parte lo scontro, quando invece nell'anime, nel manga, non parte uno scontro vero e proprio. Che razza di potenza questo qui? Che c'è, hai paura? Andiamo di Kamehameha. Facciamogli vedere chi comanda. Non sei mio fratello. Che fine ha fatto la tua coda? Cioè, vedete, ragazzi, di cosa parlano? Parlano di cose molto interessanti durante lo scontro. Ragazzi, stiamo molto attenti perché l'avversario... si è teletrasportato alla perfezione. Dovremmo provare quell'attacco meteorico. Aspetta, lo potevo seguire, no? Riproviamoci. Bam! È in acqua, ragazzi. Via, via, via. No, si va pure sott'acqua. Questo pianeta non è male. Lavorando con gli altri due Saiyan potrei sgomberarlo nel giro di un mese. Parati, Goku. Ma io non mi aspettavo di poter combattere anche sott'acqua. Se questo è il meglio che sai fare, tuo figlio è in grossi guai.
Abbiamo distrutto anche un attimino il terreno di gioco. Abbiamo ottenuto S come grado, che credo sia ottimo. Aumentiamo di livello, ma purtroppo Gohan non credo lo salveremo. La storia la conosciamo ormai. Che spettacolo, bello bello, cavolo. È messo male, male male male. No, ha preso Gohan. Vabbè, lo sapevamo. Kakarotto yo, kodomo wa azukatte oku. Ikite kaishite hoshikereba, ani no meirei o kiku nda na. Kodomo kaese. Sakarau nado to kangaete mo muda da zo. Bruma, Dragon Leader, mutte ka? So ka! Gohan-kun no boushi no teppen no kazari, Dragon Ball datta wa ne! Oshi, iku zo! Ichika bachika da! Ok, vai Goku! Omae hitori de wa muri da! Piccolo! Piccolo-san! Kisama de mo kono ore de mo, matomo ni tachi-uchi dekiru aite de wa nai! Da ga, 俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。 やつと仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けど2人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。Non c'è altra soluzione. E quindi si conclude questo episodio. E otteniamo un bel grado S che secondo me è ottimo. Veramente al top. Bene, andiamo. Aspetta Goku, tieni. Hai ricevuto qualcosa? Vita drink. Ah, per aumentare praticamente la nostra vita nel caso in cui fossimo messi male. Una bevanda ricostituente ad azione rapida. Se ti trovi nei guai, bevi un sorso per riprenderti. E infatti, prova a inserire un oggetto curativo nella tua griglia oggetti. Ok. Praticamente come azione rapida. Grazie Bulma. Vedi di non morirmi davanti. Basta così, andiamo. Sì, Nuvola d'Oro! Il video si conclude, ma il prossimo episodio, non appena disponibile, lo troverete in descrizione e nelle schede. Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale, attivate la campanella delle notifiche, altrimenti vi perderete poi i prossimi episodi. Quindi vi saluto e alla prossima. Ciao!